Ieri sera sono stato in un locale di tendenza, ma proprio di quelli che spaccano, eh! Oh, figuratevi che sulla porta del bagno invece di WC c'era scritto www.c. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia. Sì, sono quello a cui portate il vostro computer quando ormai vi chiede l'eutanasia in lacrime, dicendo: fino a ieri funzionava benissimo! Nonostante i virus che ci sono all'interno ormai abbiano cominciato a incrociarsi fra di loro, generando forme di intelligenza artificiale sinora sconosciute. Talvolta mi capita di intrattenermi con alcuni clienti per qualche minuto al termine del mio intervento. Una delle frasi che sento rivolgermi più spesso è all'incirca: «Lei fa un lavoro veramente interessante, piacerebbe anche a me saper fare quello che fa lei». Fantastico! Ma guarda un po'! No, ma veramente, perché non facciamo a cambio di lavoro? Non ci sono amici, parenti, colleghi, vicini di casa che non abbiano un computer da riconfigurare, un telefonino con cui vogliono fare chissà quale cosa impossibile, un videoregistratore da riprendere o chissà cos'altro. Praticamente il mio lavoro mi insegue dappertutto. Mi ricordo una domenica mattina di luglio, sentivo il bisogno di fare una pausa e sono andato al mare. Spiaggia deserta. Solo io, un ombrellone a una trentina di metri e una tenda dove qualcuno ha passato la notte. Niente di più. Infatti, avevo fatto 50 chilometri! Mi stendo sull'asciugamano per rosolare un po' al sole, quando si apre la tenda e ne esce un mio cliente, che subito si avvicina! Ah, Grizzly, che combinazione, sei qui! Senti, avrei un problemino al computer che... Ma almeno la domenica mattina un po' di riposo non me lo merito. Oh, ma chi ha detto di no? Comunque, ma adesso devo andare. Ho trovato la lampada di Aladino, l'ho sfregata ed è uscito il genio, che subito mi ha detto: «Ah, salve, salve, sì, desideri, ma mica tre, tranquillo, quanti ne vuoi! Però se prima andassimo un attimo nella lampada avrei un problemino col mio PC portatile». Quindi adesso devo andare a vedere la sua casella di posta elettronica piena di spam. Sì, su Genie. Ciao a tutti e alla prossima!